Convegno di attori alla sala stampa estera. I giornalisti stranieri residenti a Roma hanno scelto Rocco e i suoi fratelli come il miglior film italiano. Presenti fra gli altri Maurizio Arena, che non avrà premi. La sorridente Giorgia Molle e Vittorio Gassman, suo accompagnatore abituale. L'avvocato Monaco discute con calore. Tre film si battono sul traguardo. Monica Vitti, rivelazione dell'anno, si congratula con Alberto Sordi, migliore attore. Altri premi vanno a Lizzani. A Gillo Pontecorvo per Capò. L'attore Renato Salvatori ritira il premio per Luchino Visconti. A Lombardo il giusto premio del produttore. Teddy Riz è la sigla del matrimonio Arte Quattrini. Sposi Fellini e Rizzoli. I due grandi produttore e regista salutano Rodolfo Sonego in partenza per Londra. Si reca in Inghilterra per documentarsi sull'ambientazione di un film che segnerà il suo debutto nella regia. Con Sonego, tra baci e abbracci, partono Benvenuti e De Bernardi, che collaboreranno al film. Vincitrice di 3 medaglie d'oro all'Olimpiade di Roma, Vilma Rudolph ha liquidato le migliori velociste d'America anche su pista coperta. Nelle 60 yarde ha stracciato ogni record dopo una corsa entusiasmante. Vittoria conquistata d'impeto, in scioltezza. Non ci sono discussioni. Vilma è la donna più veloce del mondo.